Ancora un breve sintesi. Riferimento agli anni, diciamo il primo quindicennio del post-concilio, concentrandomi e contraddicendo me stessa sul ruolo dei due vescovi del post-concilio, dei due primi vescovi del post-concilio, cioè su Pellegrino e Balestrero. Allora, è evidente gli anni del post-concilio, in questi anni la Chiesa si trova ad affrontare una svolta epocale, ma nel senso letterale del termine, una svolta epocale che si svolge ed è alimentata da un contesto sociale generale molto agitato: le proteste studentesche, le proteste operaie, le difficoltà economiche degli anni 70, le manifestazioni di piazza, l'emergenza del terrorismo, la crisi sempre più evidente dei partiti che erano sulla scena politica. Quindi il post-concilio, il cambiamento interno alla Chiesa di Torino avviene in una società che sta cambiando molto rapidamente. Allora, sia il rumoroso dissenso progressista, sia quello più sommesso di stampo conservatore all'interno della Chiesa contribuirono certamente al clima di instabilità, ma anche di vero e proprio conflitto dentro la Chiesa torinese. Che in qualche modo questi conflitti, queste tensioni tra le due anime opposte del cattolicesimo torinese mi sembra nascosero o comunque non resero così evidenti altri cambiamenti che stavano avvenendo negli stessi anni nella mentalità e nei comportamenti collettivi dei torinesi proprio rispetto al fatto religioso. Si era di fronte a quella che è stata chiamata la mutazione antropologica che si stava manifestando a Torino, che si stava anche lei avviando in un futuro post-industriale che, sommando questi cambiamenti convergenti all'interno della Chiesa e all'interno della società, produssero un cambiamento che al momento mi sembra non fu percepito in modo così preciso. Cioè questa mutazione antropologica della società torinese fu nascosta dalla preoccupazione o della necessità in qualche modo di sottolineare le differenze di linea di Pellegrino e di Balestrero. Pellegrino e Balestrero rimane in diocesi, ricordate, fino al 1989, Pellegrino e Balestrero credo che per quanto furono percepiti all'epoca come uno il vescovo rivoluzionario e l'altro il vescovo non umanizzatore, interpretarono tutte e due il ruolo di pastore della Chiesa di Torino con una forte consapevolezza della loro funzione episcopale. Su questo, pur nelle differenze, erano entrambi consapevoli del ruolo di vescovo che dovevano svolgere. Erano tutte e due intenzionati a attuare il concilio, anche se le differenze di ognuno, di formazione, di spiritualità, ma anche di carattere, ma anche la diversità di circostanze in cui operarono, diedero l'impressione di due linee pastorali molto distanti. E in effetti le distanze nella conduzione della diocesi non mancarono, a iniziare dal ridimensionamento del ruolo del Consiglio Pastorale Diocesano, che patì insieme a questo le contrapposizioni degli anni precedenti. Poi, certamente, Balestrero esercitò un più stretto controllo sul consiglio pastorale, ad esempio avvocò a sé la decisione di definire l'ordine del giorno dei lavori. E questa, insieme ad altre scelte, segnalarono indubbiamente la volontà di Balestrero di contenere la carica contestativa e le spinte centrifughe che nello stesso consiglio pastorale, ma più in generale nella Chiesa di Torino, si erano manifestate negli anni precedenti. Questa scelta di direzione dall'alto di Balestrero, che permetteva una conduzione più ordinata dei lavori, depotenziò però di fatto la spinta propulsiva
del consiglio pastorale e anche il suo ruolo di spazio di confronto tra le diverse anime, tra le varie componenti della diocesi. Ruolo di confronto, certamente non di compensazione delle diversità, ma comunque di confronto delle diverse componenti del cattolicesimo torinese che aveva svolto negli anni di Pellegrino. Anche però, se con stili e realizzazioni differenti, mi pare sia indubbia la convergenza di Pellegrino e di Balestrero. Appunto, differenze ci sono, ci furono, possiamo rilevarle e più che oggi, all'epoca, furono evidenziate queste differenze, anzi, tanto da definire una discordanza, una rottura tra le scelte di Pellegrino e quelle di Balestrero. Discordanza e divergenza che effettivamente ci fu, ma non così netta come all'epoca fu percepita. Gli elementi di convergenza sostanziale tra Pellegrino e Balestrero mi sembra siano state l'intenzione di valorizzare la corresponsabilità tra preti e laici, anche se le realizzazioni non furono sempre coerenti con le intenzioni. Tutti e due poi espressero la volontà di autonomia della Chiesa locale dai condizionamenti politici ed economici, anche se durante i loro episcopati e poi successivamente continuarono a esistere legami più o meno stabili degli ambienti ecclesiastici torinesi e della stessa curia con esponenti politici di rilievo locale e nazionale, in particolare della Democrazia Cristiana. Ma diciamo l'intenzione di non separare, distinguere, segnare l'autonomia della Chiesa dalla politica, in particolare dalla Democrazia Cristiana, e ricordiamo la Democrazia Cristiana degli anni 60 e 70, segna un tratto di convergenza non marginale, credo, nella linea di governo della diocesi di Pellegrino e di Balestrero. A questo punto vi propongo un salto, di scavalcare gli episcopati di Pellegrino e di Balestrero per ricostruire con un certo azzardo l'intero cinquantennio successivo al concilio. Con gli episcopati, lo sappiamo, di Saldarini, in diocesi fino al 99, di Poletto dal 99 al 2010 e ora di Nosiglia, che è in diocesi dal 2010. Quindi cerchiamo insieme, ma mi prendo io la responsabilità, di guardare con un occhio di sintesi questo ultimo passaggio. Mi pare si possano cogliere alcuni caratteri del cattolicesimo torinese che si sono assestati lungo questo cinquantennio, nonostante l'estrema mutevolezza degli anni più vicini a noi. Tre aspetti. Una chiesa plurale. Evidente l'esistenza a Torino di molti cattolicesimi che ho definito nella mia traccia, ma questo è il segno di quanto fosse enigmatica: cristiani stravaganti, esperimenti di comunità, credenti irregolari e fedi migranti. Capite? Non si capisce niente e quindi non avete perso nulla nel non avere lo schema. Allora, ma una chiesa plurale, per fare soltanto alcuni esempi. Come possiamo definire delle esperienze come quelle dei preti operai e delle comunità di base, anche se ormai completamente dissolte? L'esperienza di Don Luigi Ciotti, che è un prete della Chiesa di Torino, del Gruppo Abele, del Sermig, di Ernesto Olivero, della preghiera di Tesè, che ha raccolto centinaia, migliaia di giovani della Chiesa di Torino. Ma come possiamo inserire in questo mosaico plurale della Chiesa di Torino, ad esempio, coloro che sono affezionati alle liturgie in latino? Come collocare nella stessa Chiesa i piccoli ma influenti gruppi del neointegrismo cattolico, penso Alleanza Cattolica ma anche a altri, o le esperienze di impegno sociale di chiara ispirazione cattolica ma anche politicamente progressisti? Ecco, come tenere insieme queste realtà molto diverse? Una Chiesa plurale. Nella diocesi di Torino molti cattolicesimi, mi sembra, hanno convissuto e convivono in un territorio dove il pluralismo culturale e la complessità della società
hanno favorito la moltiplicazione dei punti di riferimento religioso e ancor prima l'emersione di esigenze spirituali diverse. Allora, la ricerca del totalmente altro si è così spesso manifestato con la ricerca di altro rispetto a ciò che era ed è solitamente offerto dalle parrocchie, anch'esse incerte rispetto alla direzione da seguire. Che cosa sono state, che cosa negli ultimi 50 anni le parrocchie, che cosa sono oggi? Santuari devozionali destinati alla terza età oppure centri di servizio all'infanzia, catechismo, oratorio, campi estivi? Sono sportello per dispensare sacramenti oppure occasioni di socialità per piccoli gruppi di giovani? Luoghi di cura della spiritualità comunitaria oppure organizzazioni di beneficenza? Ecco, una chiesa plurale, ma anche una chiesa di minoranza, secondo punto. Questo dato soltanto lentamente è divenuto elemento di chiara consapevolezza nei preti e nei laici della diocesi. Faticosamente, ma alla fine questa presa di coscienza è divenuto un dato diffuso. La Chiesa a Torino è una Chiesa di minoranza. L'esito, la conseguenza di questa autoconsapevolezza, cioè di essere minoranza, però mi pare è stato generalmente più che un modo diverso di pensare il cristianesimo in una realtà non cristiana, una crescente autoreferenzialità del cattolicesimo torinese. Quindi c'è una autoconsapevolezza di essere minoranza, ma questo non ha prodotto, credo, scelte consistenti, non necessariamente convergenti, ma di ripensare il cristianesimo in una realtà non più cristiana. Il risultato è stato una crescente autoreferenzialità della Chiesa torinese. Da un millennio all'altro i cattolici appaiono non più in conflitto con la società moderna, contro cui si erano combattute epiche battaglie nell'Ottocento ma ancora nel Novecento, ma i cattolici mi paiono ristretti nelle molte attività pastorali, nei servizi alla comunità dei credenti, nel perfezionamento delle liturgie, nella costruzione di spazi che spesso rimangono vuoti o poco abitati dalle comunità, cattolici che non sempre si dimostrano capaci di mediazione con ciò che è all'esterno. Mediazione non nel senso di compromesso a tutti i costi o di indifferenza verso ciò che esiste, ma mediazione nel senso di attitudine allo stare in mezzo, di stare dentro alla realtà e alla sua complessità, con la volontà di compromettersi e di andare anche contro tendenza rispetto alla crescente autoreferenzialità sociale ed esistenziale di mondi sempre più incomunicanti. E autoreferenziale non è soltanto il cattolicesimo, autoreferenziali sono diventati sempre più i vari mondi culturali, sociali, che si parlano addosso, che si guardano addosso, segno appunto della tendenza all'individualità o all'individualismo complessivo della società, che però ha investito la stessa Chiesa torinese. Cattolici autoreferenziali minoritari in un mondo autoreferenziale è il massimo dell'insignificanza. Chiesa plurale, chiesa di minoranza, una chiesa di uffici. Un punto critico dei progetti di corresponsabilità di preti e laici che tutti i vescovi, da Pellegrini in avanti, hanno dichiarato di voler sostenere ha riguardato non tanto i consigli pastorali, anche se questi sono stati valorizzati ma anche depotenziati, l'abbiamo visto, nei piani episcopali di conduzione della Chiesa locale. Quindi la corresponsabilità, i progetti si sono diretti forse non tanto nel valorizzare i consigli pastorali a livello diocesano e poi a livello locale. Quello che ritengo uno degli aspetti più critici invece riguarda l'organizzazione di una parte sempre più consistente dell'attività diocesana intorno agli uffici della pastorale. L'ho messo con la U maiuscola, proprio per
indicare il senso dell'istituzione, si tratta di una tendenza iniziata con Pellegrino e Balestrero e confermata e ampliata durante gli episcopati successivi. Mi riferisco all'istituzione della Caritas diocesana, centro missionario, del centro per gli operatori pastorali, ufficio liturgico, ufficio catechistico, ufficio per la pastorale sociale del lavoro, ufficio per la pastorale della salute, ufficio per le comunicazioni sociali, ufficio migrantis, ufficio per la pastorale della famiglia, ufficio per la pastorale giovanile e più recentemente ho scoperto ufficio per la pastorale dello sport. Forse ne ho dimenticato qualcuno. Meno male. Non è una situazione soltanto torinese, questa organizzazione per uffici, ma questa organizzazione per uffici, una vera e propria organizzazione burocratica del cattolicesimo, si ritrova in tutte le diocesi italiane e ancor prima all'interno della stessa Conferenza Episcopale Italiana, per non parlare della Curia Vaticana. La questione non riguarda evidentemente le capacità di conduzione degli uffici da parte dei responsabili, alcuni sono qui e quindi devo tornare a casa, che si sono succeduti alla loro guida. Il problema non è soltanto che questi uffici, a parte qualche eccezione recente, siano gestiti soltanto da preti, quindi da uomini, maschi, ordinati, disponibili quasi a tempo pieno per questi incarichi, anche se in una certa collaborazione dei laici che sono stati coinvolti. Il problema non è tanto questo. La questione è quanto questa struttura burocratica, perché di questo si tratta, sia la più adatta per accompagnare e sostenere la realtà di una chiesa di minoranza e di una chiesa plurale. Quello di cui siamo di fronte, quindi, di una chiesa che mi pare in questo cinquantennio si sia definito per questi caratteri, ma inserita in una realtà sociale, culturale, religiosa, sempre più in dissolvenza. Il paradosso è che si è di fronte a una realtà religiosa, appunto, in dissolvenza, dove prevalgono la discontinuità delle appartenenze religiose, la debolezza dei legami comunitari, la mutabilità delle forme della trasmissione della fede, la provvisorietà delle scelte esistenziali, la precarietà delle identità collettive, la mobilità da una esperienza spirituale all'altra, e ora aggiungiamo, per complicare ancora di più il quadro, la crescente virtualità digitale che ha investito anche il campo religioso. Non vi racconto nulla di nuovo, è la vostra esperienza quotidiana. A fronte di questa situazione fortemente instabile, fonte di incertezze profonde a livello sociale e personale, emergono forme di affermazione identitaria della fede cattolica, anche a Torino, che ricercano nella tradizione della, tra virgolette, chiesa di sempre, della messa di sempre, quella stabilità sempre più introvabile nel presente. Non diversamente che altrove, i fenomeni di interdipendenza su scala planetaria, la globalizzazione, di accelerazione delle comunicazioni, di delocalizzazione delle produzioni e dei consumi, ma anche gli spostamenti di popolazioni da un luogo all'altro del pianeta, non soltanto per le migrazioni, ma anche, pensiamo agli spostamenti per lavoro, per il turismo, ecco, questo mondo in movimento, sempre più globalizzato, ha cambiato sempre più il paesaggio mentale degli abitanti di Torino, oltre che i paesaggi geografici della città e del suo circondario. Allora, dentro questi mutamenti travolgenti, il richiamo al passato, che diventa un ancoraggio che rassicura perché offre una risposta semplificatrice di fronte alla complessità del presente. Ma è un richiamo al passato che offre l'immagine di un passato mitizzato nella sua immutabilità. Nel passato tutto è sempre stato così. Si tratta questo appunto di riferimenti tradizionalisti al passato che sono diciamo un aspetto di quei meccanismi identitari che costruiscono un noi contrapposto a un altro. E l'altro di volta in volta è osservato come diverso, strano, estraneo, straniero, in un crescendo dove non si riesce a tollerare più ciò che rompe un quadro di sicurezze immaginate, radicate in un passato mitizzato, ma che rende quel passato più reale della realtà spaventosa del presente.
La dimensione religiosa si dimostra un elemento, e lo sappiamo, centrale di queste riappropriazioni identitarie della tradizione. Certamente le visioni sacrali della realtà sono stati messi in crisi dai fenomeni di secolarizzazione, ma la secolarizzazione è evidente, non è il nuovo nome della fede, non siamo la realtà a Torino e altrove non è diventata totalmente secolare come appunto si prevedeva sulla base del paradigma della secolarizzazione. La religione continua a esistere, è certamente stata depotenziata, marginalizzata dai momenti decisivi della vita pubblica e della vita individuale, ma allo stesso tempo i riferimenti religiosi rimangono un elemento forte, importante, di costruzioni identitarie su cui si fondano i nazionalismi e i populismi nell'era post-ideologica. Anzi, quelle religioni identitarie centrate, fissate sulla tradizione, stanno diventando le nuove ideologie. La difesa della purezza della tradizione, in campo politico come in campo religioso, ha sempre portato catastrofi. A rendere ancora più preoccupante questa tendenza che si manifesta a Torino e la sua dimensione planetaria, di cui vediamo ora in Italia e anche a Torino le manifestazioni ultime ma non definitive. Cioè Torino, l'Italia non è sola in questa ripresa, in questi richiami identitari che hanno quasi sempre dei forti riferimenti alla sfera del religioso. Si tratta di un fenomeno totalmente moderno, questo bisogna fare attenzione, cioè il tradizionalismo è un fenomeno della modernità e del tempo della globalizzazione, anche se si richiama in modo ostentato alla tradizione, al passato, alla storia, ma è un fenomeno prettamente moderno. La velocità con cui si manifestano gli effetti della globalizzazione ha favorito la creazione di comunità, come si dice oggi, transnazionali, dove il rapporto con un preciso territorio è sfumato fino a scomparire. Il mondo della finanza, della comunicazione, anche ieri Mancini ne parlava. Però questa tendenza di velocizzazione dei fenomeni di globalizzazione ha però favorito allo stesso tempo una frammentazione che ha prodotto nuove forme di aggregazione sociale che sono sempre più fondate su identità forti, ma anche con l'emersione di fondamentalismi religiosi e di nazionalismi su base etnica. I richiami identitari, lo ripeto, sono frutto della globalizzazione delle nostre società, ma sono così potentemente efficaci perché si autodefiniscono come l'espressione della naturale anima locale e delle vere tradizioni nazionali. La globalizzazione ha proprio questo di paradossale: mentre fa scomparire i vecchi punti di riferimento tradizionali, risveglia delle affermazioni identitarie che spesso si traducono nel ripiegamento in se stessi e nell'auto-esclusione dalla società. Dietro ogni scontro in nome di Dio, in realtà è possibile scorgere spesso con facilità altre cause meno spirituali e molto più potenti, come il controllo politico di un territorio, la gestione esclusiva di risorse economiche oppure l'egemonia nelle relazioni internazionali o, nel piccolo, la conquista di una posizione in consiglio di circoscrizione. Ma le dinamiche identitarie sono uguali e diffuse a livello planetario. È sufficiente però una minima occhiata critica per comprendere quanto la difesa della tradizione cattolica sia usata oggi per legittimare in Italia posizioni politicamente conservatrici, quando non addirittura autoritarie e antidemocratiche. L'uso strumentale della religione identitaria per fini politici mette a rischio la democrazia, perché agisce sui delicati meccanismi della costruzione del consenso ed esclude a priori la possibilità di mediazione tra le parti, che è alla base dell'idea di democrazia liberale rappresentativa.
Questo non toglie che proprio la religione riesca sovente a catalizzare e a far detonare elementi che altrimenti risulterebbero disaggregati e a rispondere a dei bisogni di rassicurazione presenti soprattutto tra le fasce di popolazioni più deboli dal punto di vista culturale e sociale. E questi, cioè quelli che sono più deboli dal punto di vista delle capacità di comprendere quello che sta succedendo, ma che sono anche più deboli dal punto di vista delle risorse economiche e di relazioni sociali, saranno i primi e sono i primi a essere colpiti dalle conseguenze delle politiche isolazioniste e aggressive dei nazionalismi e dei populismi, che, ripeto, si basano sul recupero della tradizione e della tradizione religiosa. Anche se meno evidenti, le riprese identitarie comportano rischi ugualmente gravi per tutte le confessioni religiose e nascondono una china scivolosa, in particolare per le comunità cattoliche. Le lusinghe all'identità cattoliche suonano infatti allettanti per preti e laici disorientati di fronte alle chiese che si svuotano, alla perdita di ruolo sociale delle istituzioni ecclesiastiche, all'indebolimento del cattolicesimo. Una riscossa pubblica dei simboli cristiani sembrerebbe riportare nello spazio pubblico quei valori e quelle norme che la secolarizzazione rampante ha escluso o reso marginali. Per i fondamentalismi religiosi, che non necessariamente si richiamano alla violenza, non faccio l'equazione fondamentalismo religioso uguale violenza, ma per i fondamentalismi religiosi la tentazione da parte la tentazione dell'uso religioso della politica è sempre presente. La creazione del nemico esterno da parte del tradizionalismo cattolico, più che difendere da presunti assalti provenienti dall'esterno, la cultura laica o l'islam o l'ebreo, punta a compattare le file interne della Chiesa, a escludere all'interno della Chiesa la possibilità di critiche o di dissenso, per far prevalere invece le logiche gerarchiche del potere sulle relazioni di comunità, il giuridicismo rispetto alla misericordia del mondo. E mi avvio rapidamente alla conclusione. Più che trasmettere la tradizione, i richiami identitari manomettono la tradizione, attribuendo a quella tradizione una fissità inesistente. Diciamocelo chiaramente, il tradizionalismo è una consapevole mistificazione della storia e anche nell'area torinese qualche nucleo di cattolici coltiva questa manipolazione illusionistica, in buona fede naturalmente, però è una manipolazione della realtà. Vi è però, mi sembra, un'altra questione che può essere letta attraverso gli strumenti della storia. L'esperienza cristiana è strettamente legata alla tradizione, lo sapete meglio di me. La tradizione cristiana è frutto di uno spostamento da una generazione all'altra del deposito della fede, della sua transizione dal passato al futuro, ma anche da un luogo all'altro, dalla Gerusalemme della prima comunità degli apostoli ad Antiochia, a Roma e poi altrove. Il cristianesimo quindi non è sfuggito alla dinamica di ricordo, rimozione, smemoratezza che segna qualsiasi trasmissione della memoria e quindi della tradizione, compresa quella proveniente dalla prima comunità dei discepoli di Gesù. La storia del cristianesimo è una storia di tradizione, di trasmissione. Nel passaggio lungo due millenni qualcosa si è mantenuto e molto si è perso. Tutto si è certamente trasformato, ma mantenendo traccia del passato che è stato creduto presente. E guardando retrospettivamente agli ultimi decenni di storia, quindi non vado nei due millenni, ma mi restringo ai 50 anni seguiti al post-concilio, possiamo dire che qualcosa di simile è accaduto. Qualcosa rispetto alla tradizione precedente si è mantenuto, qualcosa si è perso, tutto si è trasformato, ma mantenendo una certa traccia del passato. Il termine tradizione, come ben sapete, ha a che fare con la trasmissione, ma anche con il tradimento. Tradire, nel senso di trasformare, trasmettere la fede che è stata ricevuta, è stato per i cristiani il modo per non tradire, quindi per essere fedeli, per non essere infedeli.
Tradire quindi per non tradirsi come cristiani, per dire Dio agli uomini e alle donne del proprio tempo. Il tradizionalismo identitario, patrocinato da quelli che definisco i restauratori del preconcilio, quindi il tradizionalismo identitario in Italia, attualmente è limitato a ristretti gruppi, senza, possiamo dire, un reale radicamento popolare. Fino ad ora. Le posizioni espresse in maggioranza dagli ambienti cattolici e dagli stessi vescovi, anche in questi ultimi giorni, a iniziare dal vescovo di Roma, mi pare vadano nella direzione di arginare questa deriva. Quindi questa deriva identitaria, tradizionalista, di recupero a fini politici, ma non soltanto il passato, la tradizione, anche religiosa del paese. C'è un tentativo, ecco, di arginare, mi sembra che si stia andando in questa direzione. Bisogna vedere fino a che punto vescovi, preti, laici in Italia sono disposti a pagare il prezzo di questa argine, a questa deriva tradizionalista. Io mi fermo qui, non per concludere, ma in qualche modo per aprire la discussione rispetto a questi temi che appunto ho cercato maldestramente di tenere insieme.